A poche ore dal via sentiamo da Franco Vettori, dai suoi più stretti collaboratori, gli ultimi dettagli. Mi sembra che stiano andando nel modo migliore per questa 67esima edizione della Coppa Denti. Sta procedendo tutto bene, ora io il mio lavoro l'ho fatto, sono i vari collaboratori che li fa un po' confondere, qui Mangoni Giancarlo, Natale Rodolfo e Gigliotti Antonio mi fa un po' confondere, ma insomma via, lo sopporterò più un altro po'. Un cast di partenti veramente eccezionale quest'anno, si dice tutti gli anni così, però quest'anno abbiamo visto probabilmente tutti i migliori sono qui al via della corsa e, come mi dicevi l'altro giorno, sono stati loro a voler venire, questa è la più bella soddisfazione per voi. Quest'anno è stata una cosa che non era mai capitata, in 4 ore è venuto tutta i 200 iscritti e francamente, a parte la deferenza di un corridore, però ci sono tutti i migliori italiani e con 2 o 3 corridori stranieri. Quindi appuntamento domani per la 67esima edizione, ma ormai si avvicina a 70, qui bisogna arrivare a una grande 70esima edizione. Io l'idea dipende da questi collaboratori accanto, se loro mi seguono sì, se loro mi lasciano lascio anch'io. Non si può lasciare per una corsa del genere. Chiedegliela a tutti e tre, chiedegliela a tutti e tre. Grazie. Vai. A voi e in bocca al lupo. Vai, chiedegliela. Allora. Dicevo prima con Franco, una Coppa Didi che ormai è un qualcosa di più di una corsa. Sì, qualcosa di più veramente, anche perché è tanto tempo che la curiamo, cerchiamo di fare il meglio possibile come organizzazione e come percorso. E si tirerà avanti. La scelta anche qui del Bocciodono credo sia veramente una location favolosa. Certo, questo è proprio un posto ideale, al coperto. Però c'è anche la voglia di lasciare, voglio dire la verità, però dispiace e forse andremo avanti senz'altro. Grazie, allora a questo punto diciamo qui la voglia cioè di andare avanti, perché quando si fanno corse del genere non si può abbandonare. Certo, finché c'è Franco non si può, si va avanti sicuro, il problema se dice di no Franco e sarà un problema portare avanti, quello sì. Noi però pensiamo positivo. Sì, no, finché c'è Franco non ci sono problemi, finché il comune di Dagliana collabora, ci dà la possibilità, perché se le istituzioni non ci danno una mano non si può fare niente, perché se lei sa, se il comune di Dagliana ci dice no, il parco non si fa più niente, dobbiamo trovare un altro posto, però noi siamo per continuare e spero che il comune di Dagliana ci dirà sempre di sì. Grazie.